Beji ripensa alla sua gioventù trascorsa su una nave pirata in compagnia di Shanks. Un giorno, in seguito a un combattimento con un'altra ciurma, Beji si impadronì della mappa di un tesoro. La ciurma, inoltre, si impossessò di un frutto del diavolo. Beji riteneva stupido perdere la capacità di nuotare, ma in seguito scoprì che ciascuno di essi valeva più di 100 milioni ed elaborò un piano. Il giorno successivo dichiarò al resto dell'equipaggio che avrebbe mangiato il frutto e di fronte a tutti finse di farlo. In realtà mangiò un normalissimo frutto e tenne quello vero, con l'intenzione di venderlo. Fu raggiunto per caso da Shanks e per celare l'inganno mangiò involontariamente il vero frutto, distruggendo i suoi sogni. Beji sorprende Nami con il suo tesoro e la insegue con la parte superiore del suo corpo. Prima che possa farle del male però, Ruffy lo colpisce nella parte inferiore e in seguito gli fa anche il solletico, per poi colpirlo con un calcio. Prima che Beji possa ricomporsi, Nami immobilizza il suo torso, le braccia e le gambe, lasciando liberi solo la testa, le mani e i piedi. Ruffy allora ne approfitta e scaglia ciò che resta di Beji oltre l'orizzonte. Nami dona a Ruffy metà del tesoro di Beji e la mappa della rotta maggiore. Inoltre acconsente di viaggiare con loro perché lo ritiene un buon modo per fare molti soldi. Mentre Zoro si risveglia, gli abitanti di Orange tornano in città per scoprire che fine ha fatto Barboncino. Ruffy ingenuamente ammette di averlo tramortito. Così si ritrova costretto a fuggire assieme ai suoi amici dalla folla inferocita. Giunti al porto, i tre riprendono il mare.